Ciao a tutte ragazze e benvenute sul mio canale. Oggi farò insieme a voi il video tag I Love Smalti, un video tag composto da 20 domande sugli smalti, ideato da Angelo Demoniaco 11. Sono stata taggata in questo video da Makeup Bellezza, che saluto e ringrazio. Ciao Sara, ti mando un bacione, perché non solo è una delle mie youtubers preferite, ma anche perché ha trovato l'argomento ideale per il quale taggarmi, perché io sono maniaca degli smalti. Nell'info box vi lascerò il link del video di Sara, andatelo a vedere perché è molto bello, e questo qua è un video di risposta al suo. Inizio subito leggendo le domande dal blocco. Allora, prima domanda: quanti smalti hai? Tenendo conto anche dei nail stickers e dei nail art kit come questo, ne ho contati in occasione del video tag 98. Qual è la tua marca preferita di smalti? Allora, dirò Deborah Milano. Innanzitutto perché è la prima marca di smalti che ho scoperto quando ero ragazzina, e poi perché è una marca che utilizzo tuttora, soprattutto i Prêt-à-Porter, che a mio parere sono una genialata perché sono molto piccoli, costano poco e te li porti sempre dietro, e ci sono tantissimi colori, per cui Deborah Milano. Il colore preferito? Allora, in generale preferisco i colori chiari, e il colore che preferisco è il rosa. Il top coat preferito? Allora, in questo periodo sto utilizzando questo della Collistar, che è un 3 in 1, nel senso che può fare anche da base, da rinforzante e da fissatore, ma a mio parere svolge al meglio il suo lavoro proprio come top coat. È molto valido perché fissa lo smalto e lo rende molto lucido. Poi, base preferita è Nail Repair della Trind, un prodotto che avevo già scoperto negli anni 90, che ripara veramente le unghie. Su di me sta funzionando alla grande, perché le avevo tutte sfaldate, ma adesso non lo sono più. E si trova da Sephora questo prodotto, costa 14,50 € per 9 ml di prodotto, ma ne vale veramente la pena. Poi, French sì o no? Sì, la French mi piace, non amo molto quelle tutte colorate che usano adesso, ma preferisco la classica. In passato l'ho usata tanto perché avevo le unghie molto più lunghe, mi crescevano più facilmente e riuscivo a tenerle meglio. Adesso poi col bambino, insomma, una cosa e l'altra, riesco molto meno. Però mi piace, appunto, quella lì classica con le tips bianche, lo smalto nude sopra, bella. Nude sì o no è preferito? Allora, i nude mi piacciono. Ricorderete che ho acquistato la palette della Urban Decay, la Naked, e il preferito per ora è questo. Questo nude glitteratissimo che si chiama Sidecar, del quale avevo fatto anche un test di durata dal risultato pessimo, ma lo smalto è molto bello, quindi è il mio nude preferito. Pastello sì o no è preferito? Sì, i colori pastello mi sono sempre piaciuti, sono contenta che attualmente siano di nuovo di moda, e il preferito è questo qua, il 110 della Pupa, che è un color crema, bianco sporco, chiamatelo come volete, della collezione 50's Dream, appunto, di quest'anno, di questa primavera. È veramente un passepartout questo colore, è bellissimo, e anche su chi è chiara come me, secondo me rende bene. Poi, lucido matte, preferisco il lucido. Di smalti matte ne posseggo solo uno, che vi mostrerò appunto relativamente a un'altra domanda, ma preferisco il lucido. L'ultimo smalto comprato è questo qua della OPI, questo rosso scuro che ho acquistato alla Sephora di Riccione durante appunto questo breve soggiorno che ho fatto la settimana scorsa, e si chiama Got the Blues for Red. Bello, ve ne parlerò poi magari in un altro video. Poi, nail art sì o no? Allora, nail art mi piace, sono una grande fan di Cute Polish, che a mio parere è bravissima. Mi piace soprattutto vederla sulle altre ragazze e vederla realizzare. Su di me ci ho provato, ci provo, ho fatto anche qualche video, ma sono pasticci, quindi non è che sia proprio bravissima, perché ci vuole molta pazienza, molta precisione, quindi, però mi piace. Stickers sì o no? Sì, gli stickers mi piacciono. Come vedete ne posseggo 4 confezioni, 3 della Deborah, che forse vi avevo già mostrato in altri video, e uno della Kiko, che è la fantasia piede pull, se riesco ve la faccio vedere brevemente. Devo dire che tra Kiko e Deborah preferisco questo della Kiko, perché gli stickers proprio in se stessi sono un pochino più sottili, e a mio parere aderiscono meglio all'unghia e durano di più, per cui i nail stickers comunque sì. Poi, unghie finte sì o no? No, perché l'unghia soffre, secondo me, l'unghia naturale soffre. Lima preferita è questa qua a 6 facce della Essence. Come vedete si va dalla
prima faccia, che è quella più ruvida, per poi passare alla seconda un pochino più fine e così via, la terza, la quarta, la quinta e la sesta, ciascuna ha una funzione che viene indicata sopra, la S è sempre molto pratica, mi piace proprio come marca proprio per questo motivo. Tra l'altro adesso è consumata, dovrei comprarne un'altra perché comunque si consuma, io la utilizzo spesso e mi piace e la ricomprerò penso uguale. Rosso sì o no è preferito? Sì, il rosso mi piace, così come il rossetto, anche lo smalto rosso secondo me è un must have. Sempre con lo stesso discorso del rossetto, negli anni sono sempre andata alla ricerca del rosso ideale senza mai trovarlo veramente. Quello che sembra l'ideale per me è di nuovo questo qua dell'OPI che vi ho mostrato prima, che è appunto un rosso sangue molto bello, molto scuro, che su una molto chiara come me rende molto bene, sta bene anche sui piedi. Adesso ce l'ho, non ve lo mostro ovviamente, ma è molto bello, e quindi il rosso attualmente preferito è quello lì. Nero sì o no è preferito? Allora, con lo smalto nero io ho un rapporto di amore e odio, e l'ho sempre avuto, nel senso che sulle altre ragazze mi piace molto. Su di me starebbe bene perché sono chiara e mi piace comunque, però non ho mai trovato un nero normale, tra virgolette, il classico smalto lucido, insomma, come può essere questo nero, che mi soddisfi, perché o è troppo poco coprente o è troppo colloso, insomma non mi ha mai soddisfatto nessuno. Per cui il nero per andare bene a me deve essere strano, per cui ne ho due che mi piacciono molto, e sono uno è questo qua sempre dalla palette Naked, che si chiama Creep, prima che metta fuoco, Creep, ed è quello che sto indossando. Questo mi piace, è un nero glitterato stupendo, del quale poi farò il test prossimamente. E l'altro nero del cuore veramente è questo qua della Pupa, un lasting color matte, è il numero 720, ed è l'unico nero che riesco a portare veramente. Questo mi piace, è satinato come ho detto, fa parte di una collezione invernale di qualche anno fa, non ricordo quale, non chiedetemi quale perché non lo so, ma è veramente molto bello, io sono 2 anni che ce l'ho, lo uso, proprio mi piace tanto, ed è l'unico nero come ho detto che riesco a portare. Allora, glitter sì o no? Sì, assolutamente, anzi sulle unghie proprio mi sbizzarrisco con i glitter, anche se poi è difficile toglierli, per cui insomma l'unico limite è un po' quello. E vi mostrerò uno smalto a esempio della mia passione per i glitter, che è questo qua della Kiko, che praticamente sono glitter allo stato puro, ed è il numero 271, per cui glitter a go-go. Crack sì o no è preferito? Sì, mi piace. Tutti i kit che possiedo, e ne posseggo 4, sono della Pupa. Il preferito è questo. Fa parte della serie City Safari dello scorso anno ed è la colorazione numero 26, Acid Green and Safari Violet. È molto bello, proprio sulle unghie è stupendo, è così proprio come lo vedete, proprio meraviglioso. Ve lo mostro brevemente perché è davvero bello. Oltretutto il bello di questi kit è che, vabbè, l'art top no, ma l'art base si può usare anche come smalto da solo, per cui è un dorato molto bello, molto particolare, che viene chiamato Acid Green, ma in realtà è un dorato bello, molto glitterato, bello. Poi, magnetici sì o no è preferito? Allora, gli smalti magnetici sono un po' controversi, perché mi piacciono, mi piace l'effetto, ne posseggo uno solo ed è quello sempre della Pupa, il Magnetic Nail Polish marrone, non so la numerazione, ma perché ho buttato la scatola, è composto, vabbè, dallo smaltino che nel mio caso è marrone ed è molto bello anche non magnetizzato, e dalle due calamite che danno l'effetto orizzontale obliquo, dà un effetto molto bello, diciamo è davvero magnetizzato, perché ho sentito parlare di alcuni smalti magnetici, ad esempio della Essence, che poi non erano magnetici, nel senso non davano l'effetto, questo vi garantisco che lo dà. L'unico limite è che ci vuole moltissima pazienza e moltissimo tempo per farlo bene, per cui per me non è che vada bene, anche perché bisogna azzeccare la giusta consistenza della passata. Poi mettere il magnete così, tanto per intendersi, stando attenti quando inserite il dito qua in questa scanalatura a non sbracciare lo smalto appena dato, quindi non è semplice, è molto stressante come,
come applicazione, per cui dico sì e no, ecco. Infine, ultima domanda, il colore più strano che hai. È questo qua della Pupa, sempre della collezione 50's Dream, il numero 514, 514, che è un giallo glitterato con dei glitterini sul rosa antico, è un colore stranissimo, ve lo avevo già mostrato in video precedenti, e secondo me è il più strano che ho, perché magari a vederlo così sembra un giallo qualsiasi, ma in realtà è molto particolare. E anche questo, nonostante la mia pelle chiara, rende benissimo, per cui insomma il colore più strano dico quello. Per cui ragazze, questa era l'ultima domanda, vi ricordo nuovamente di andare a vedere anche il video di Sara Make Up Bellezza, che è molto carino, le mando ancora un bacione, ciao tesoro, ti ringrazio tanto e ci vediamo presto al prossimo video, ciao a tutte!